Gianni, tu in giuria per questa finale di Miss Modissima, sarai crudele o dolce? No, sarò equilibrato, farò parlare il mio cuore rispetto alle bellezze che mi si presenteranno davanti. La bellezza, il gusto, il montone, il portamento, l'addizione, cosa prediligi? Non lo so, secondo me nel fascino di una donna, e poi tutto si traduce in fascino, c'è una serie di componenti che si debbono incastrare così come in un puzzle. Se questo elemento femmina ha questo puzzle completato, da parte mia sarà super votato. Grazie. Prego. Sì, no, ma la rifacciamo perché è stata troppo intuito. Sindaco, siamo arrivati alla serata finale, al Gran Gala delle Miss, qui in questa villa del Settecento, nella sua città. Beh, direi che si conclude questo evento nella cornice migliore. Sicuramente Villa Clodia è una delle possibilità più eleganti, più ricche che Manziana può offrire all'ospite che arrivi in questo paese. Per cui giustamente il Club Ferrari conclude con Miss Modissima questa serata nel posto più elegante che noi potessimo offrire. Ma lei sarà dura o dolce? Ma io sarò dolce perché le ragazze mi commuovono sempre e poi le ho già viste, sono una più bella dell'altra, per cui decidere sarà veramente molto molto difficile. Magari il duro è lui. No, io sono dolce. La cosa più bella di questo evento di oggi è stata che i bambini mi hanno fermato e con questo ricordo vivo delle Ferrari che volevano provare, volevano accarezzare, volevano vedere. È stata una cosa bellissima perché proprio i bambini che ancora sognano come noi quando eravamo piccoli, sognavamo queste Ferrari, oggi siamo possessori di Ferrari, è un sogno che rimane sempre. È un sogno italiano. È un sogno italiano. Dicevo che tra il Club Ferrari e Manziana deve nascere un'amicizia perché la Ferrari rappresenta la genuinità del genio italiano e quindi il nostro paese lo stesso con la sua operosità, con i prodotti che può offrire, con la sua accoglienza dell'ospite sicuramente rappresenta pure la genuinità italiana, per cui Ferrari, moda e Manziana io credo che si possano sposare benissimo. Dubbio, no? È un bel mix, alla padrona di casa all'inizio il via delle danze. Ce lo auguriamo, che tutto funzioni come noi desideriamo, buon lavoro a tutti. Bacio Alessandro, facciamo una battuta. Vai in diretta, vai. Alessandro, tra poco iniziamo, ma sarai dolce o duro? No, io sarò imparziale, professionale, cercherò di dare dei giudizi più obiettivi possibili. Un voto da 1 a 10, hai visto qualcuna? Sì, durante le parole ho già visto qualcuna, adesso vedremo di confermare oppure correggere il voto in base alla loro esibizione qui davanti alla giuria. Grazie. A voi, ciao. Dal punto di vista estetico, hai già visto qualcuna? Le ho viste tutte, caro.
perché sinceramente sono tutte belle. Sono imbarazzato nel voto, molto imbarazzato. Dovrò decidere, perché per me veramente... Ma cosa ti colpisce di più? Portamento, la dizione? Normalmente vedo il portamento, l'estetica e il sorriso. Anche perché tu... dizione no, perché quando sfilano non parlano. Ma dopo parlano. Quando parleranno, sentiamo. Giudizio, caro. Poi abbiamo la nostra coreografa che intanto le ha addestrate. Certo. Certo, spero che stasera sfilano sicuramente bene, perché oggi sicuramente si sono impegnate, abbiamo fatto parecchie prove, quindi... Lei è una donna straordinaria, sai perché? No, a parte la bellezza, lei ha una particolare negli occhi, un occhio di un colore e un occhio di un altro. Prego la regia di inquadrare gli occhi. Uno è bicolore però. Controlla l'occhio. E quindi in particolare sarà il suo giudizio. Certo. Ma brava o dura? Dolce o salata? Un po' tutte e due. Un po' e un po'. Poi un po'. Ok, grazie. Hai visto? Sì, non potevamo scegliere introduzione migliore. Un applauso a questo grande cantante che ha sottolineato la vita di tutti quanti noi e continuerà nel corso degli anni e dei secoli. Io voglio ringraziarvi e da questo splendido scenario di Villa Cloia qui a Manzana, benvenuti alla terza edizione di Miss Modissima 2009. Grazie dell'applauso. E vorrei ringraziare l'organizzazione di Miss Modissima, la REM Communication, nella figura di Mauro Pepe. Grazie Mauro. Miss Modissima nasce dall'idea di coniugare la moda con i motori, perché sappiamo benissimo che l'Italia nel mondo è conosciuta soprattutto per la bellezza della moda e dei motori, anche, perché no, degli spaghetti. Io voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale che ci sta ospitando nella figura del sindaco di Manzana, Lucia Dutto. Non era male la sigla in sottofondo di Michael Jackson, se me la lasci mi mette gioia. La Villa Clodia nasce nella fine dell'età 800 e prende il nome, pensate, da un'antica via termale romana. È stata proprietà degli Anguillara e pensate, qui, proprio in queste stanze, ha alloggiato il grande Garibaldi. Pensate un po', vagava per le stanze di Villa Clodia. Ma in realtà la villa è una villa di residenza di caccia, fu acquistata successivamente dalla famiglia Rosi e poi adesso la proprietà è detenuta dalla famiglia Scanu, che voglio ringraziare perché ci sta ospitando naturalmente il concorso di Miss Modissima 2009. È ritornato Michael Jackson, mi mette un brivido questa musica, una felicità sentire la sua voce. Io voglio innanzitutto far salire sul questo proscenio l'organizzatore di Miss Modissima, Mauro Pepe. Prego Mauro. Allora Mauro, vogliamo chiamare anche il sindaco della Lucia Dutto, grazie, la primo, come dire, cittadino di Manzana, eccola qui, e l'accogliamo con un caloroso, lo so, entusiasmo. Eccoci qua. Chi mettiamo in mezzo? Sono io in mezzo perché giustamente, come sta, dottoressa, tutto bene? Ok. Allora, la città oggi ha celebrato un momento di festa, ci sono state le castagne, ma soprattutto le Ferrari vi sono venute a trovare questa mattina. Beh, questa mattina abbiamo avuto 15 splendide Ferrari che hanno sfilato per il paese con delle splendide modelle ed è stato sicuramente un momento molto molto entusiasmante. Come ho avuto già occasione di dire, la Ferrari e la moda, cioè i due grandi biglietti di visita della creatività italiana nel mondo, oggi si sono sposati egregiamente con Manzana,
3M, moda, motori, Manziana. Decolleranno su Sky perché il programma verrà ripreso interamente dal format Dive e Divi di Alfredo Mariani, che ringrazio in maniera particolare, che oggi mi ha ceduto due microfoni. Allora, voglio passare il là al nostro ideatore di questa Miss Modissima. Come nasce l'idea di questa modissima? Buonasera a tutti, sono Mauro Pepe, tanto già mi conoscete, no? E questa idea è nata circa 4 anni fa, sempre dalle mie iniziali, nella M, dove ci abbiamo lavorato e abbiamo fatto questo marchio che oggi, insomma, stiamo portando avanti a livello nazionale. Ecco, si sente molto parlare di concorsi, ne abbiamo stimati circa 250 in Italia. Ecco, ma Modissima, a chi si rivolge Mauro? Beh, siamo in un target un po' giovanile, perché prendiamo la moda attuale e le macchine, abbiamo qui tutti i ferraristi. Siamo solo su queste due cose. Che ringraziamo per il prestigio che hanno dato al concorso, grazie, lo faccio io un applauso, la Ferrari, simbolo dell'eleganza. Allora, sindaco, Manziana, cosa vuole così rappresentare Manziana per questo splendido scenario che si affaccia sul lago di Bracciano? Beh, diciamo che forse Manziana è lo scenario migliore che si poteva scegliere per questo evento, poiché è un paese di grandissime tradizioni storiche, archeologiche, ma è anche un paese estremamente moderno, proiettato verso il futuro, che cerca di creare sempre nuove occasioni per attirare turisti, per alimentare il commercio e la produttività del paese. E quindi noi ci auguriamo che questo evento possa aiutarci ancora di più a far conoscere il nostro meraviglioso ambiente e i nostri monumenti, anche quelli naturali. Vorrei solo ricordare che Manziana è la sede del Monumento Naturale della Caldara, una delle 7 meraviglie del Lazio, e abbiamo un bosco di 600 ettari che è uno dei più belli d'Italia e che è stato il teatro di moltissimi film di Sergio Leone e addirittura visto ultimamente, tanto per citarne uno, Pinocchio di Benigni, no? La famosa scena del bosco di Pinocchio è stato girato proprio a Manziana. Allora, sindaco, mi posso permettere, per la sua eleganza e per il suo portamento della voce e del sorriso, la voglio eleggere Miss Modissima, la prima di questa sera, va bene? Grazie. Allora, se Massimo, Mauro, mi puoi accompagnare la nostra Miss del sindaco, ma in realtà Miss significa prima signorina della città di Manziana. Io voglio ringraziare il maresciallo Luca Sirleo dei Carabinieri, facciamo l'applauso ogni nome, grazie, la protezione civile di Canale Monterano, la polizia locale di Manziana, la mia assistente Amira Egasi, grazie, la direttrice di produzione del concorso Miss Modissima Anna Mianska, voglio ringraziare il nostro fotografo, il fotografo ufficiale di Miss Modissima Alex, che ha lavorato dietro le quinte tutto l'anno per realizzare foto incredibili del concorso, il nostro fonico e cantante Tony Live, Alfredo Mariani, produttore di Divi e Dive su Sky 868 e tra l'altro produttore del Salotto Monse per Rete A. Grazie Alfredo per la tua cultura. Il nostro regista Gaetano De Chiara, che mi sta riprendendo. Grazie Gaetano. Ciao, anzi ti do la mano. La bene la sinistra, scusami perché sono un po' impallato con i microfoni. Voglio ringraziare la direttrice della Villa Clodia, la Oretta Telloni, grazie. Riccardo e Nicola Scanu, i proprietari della villa. E un ringraziamento particolare va alla nostra coreografa Gloria Salipanti, un applauso a scena aperta per la sua cultura del portamento, non solo, ma del portamento. Infatti è proprio lei che introdurrà la serata nella prima uscita delle Miss Modissima 2009 in passerella. Oggi l'ho stracciati tutti. Grande Angelo! C'hai la cosa su scaletta? Non l'ha messa. Poi c'ho la
di cose lì però, guardami però. Guardalo però, eh. Chiedendomi hai da fare? Ho detto no, io mi potevi avvertire che andavamo a fare una cosa di un certo livello, di una certa cosa, e mi preparavo, io mettevo in gemma i capelli, senza stare lì col cappellino, passando per quello che vuole fare il divo, che non vuole essere riconosciuto. Non è così, credete? No, ma di pochi strumenti, ma che ha detto lui? Io sto facendo il pane scout, ti porto un giovane e ti porto Gianni Nazzaro, erano le 6 di pomeriggio, dove lo prende Gianni Nazzaro? E un applauso a Nevola, che ha portato, ce l'ha portato veramente. Vabbè, aspetta un momento, concludiamo l'intervista. Per opera e virtù dello spirito canto, tuoi nuovi inediti di che parlano? Sono delle belle canzoni d'amore che oggi credo ce ne sia bisogno, cioè la gente vuole sentire, vuole riascoltare motivi semplici, non dico melenzi per dargli un aggettivo un po' così, ma semplici, ecco, canzoni d'amore semplici che si capiscono e che parlino dei sentimenti che ci muovono dentro poi tutta la nostra vita, la nostra esistenza. E sto facendo quest'album che sarà, io lo sto cantando sia in spagnolo che in italiano, perché puntiamo soprattutto sul mercato sudamericano, in quanto lì ancora qualche disco si vende. Qui ancora qualche disco si continua a non vendere, speriamo che accada il miracolo. Ecco. Gianni, se dovessi scegliere un titolo della tua canzone per accostarlo a Buonissima, quale titolo sceglieresti? Ti do il titolo del brano di punta, si chiama, di questo album. Ma chi era di prima? Sì, sì. Vai. Signora o signora? Signora, quindi signora Miss Gianni Nazzaro, ci vediamo dopo con lui, forse ci regalerà un piccolo assaggio di qualcosa. Va bene, adesso è arrivato il momento, perché è un momento importante, proprio perché noi siamo qui e proprio perché dobbiamo decretare questo. Eccole qui, le Miss Modissima, io faccio questa cosa di rito, dammi il 5, le Miss Modissima, dammi il 5, 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 eccole qua, un applauso, sono loro. La bellezza dell'arte romana si sposa con le Miss Modissima. Adesso tracciamo un piccolo profilo per loro e la giuria attentamente dovrà votare da un minimo. Vi presento la prima Miss, la numero 1, Moira Monti, arriva da Tuscania. 16 anni, 1 e 75, del segno del canto, Giorno. Yeah.